Ora Crayon ci parla di libero arbitrio e quadro generale. Ora, tutto questo presume che riceviate il messaggio, vi relazioniate con esso e lo manifestate, cioè la scelta del vostro libero arbitrio definisce ciò che succederà. Se ignorare il messaggio, succederà ben poco. Siete sempre una vecchia anima e avete il libero arbitrio. Infine risponderò a una delle domande più comuni riguardo a questa ricalibrazione. Crayon, tu dici che l'energia della Terra sta cambiando. Questo significa che tutta l'umanità lo avvertirà, giusto? Sì, tutta l'umanità lo sentirà. Lo vedrete dal modo in cui i governi cadranno e si ricostituiranno. Lo vedrete in un modo diverso di pensare, lo vedrete nei modi che il mio partner vi ha detto possibili, attraverso un pensiero diverso e che io avevo canalizzato in passato. I regimi della vecchia energia non si rinnoveranno, ma decideranno di cambiare. Società millenarie, in un certo modo, decideranno improvvisamente di cambiare. Nel corso delle prossime 2 generazioni la cooperazione e l'unità inizieranno a diventare la norma. Verrà il giorno in cui guardando indietro direte di oggi eravamo dei barbari. Questo è un cambiamento. Ora ci parla della tempistica e futuro. Sul mio lato del velo io sono nell'adesso. Non ho qui un orologio per voi, vi sto solo dicendo che questo è ciò che vedo. Vedo un pianeta guarito e con una nuova scienza. Vedo un pianeta senza alcuna malattia duratura e dove l'acqua potabile non è più un problema, non più. Vedo un tempo in cui tutti gli umani hanno elettricità e l'hanno in un modo facile ed economico, potendo riscaldare le loro case con facilità. Tutte queste cose sono i potenziali più forti nel bordo quantico della manifestazione, ma non posso dirvi il tempo. Quello che posso dirvi è che la Terra ricalibra se stessa e ci saranno dei problemi. Alcuni saranno politici, altri andranno peggio per quanto riguarda le caratteristiche della ricalibrazione e la Terra lo sentirà. Si diventerà tutti illuminati? No. Voi rappresentate meno della metà dell'1% della popolazione umana, vecchie anime, e accenderete quel fiammifero nel buio. Ve lo abbiamo già detto, nel buio sarete i portatori di fiammifero, dove poche luci permettono a tutti di vedere meglio. Questo è il vostro compito, solo che il lavoro è diventato un po' più facile. Io parlo nell'adesso, non posso darvi un orologio. Per favore, comprendete la saggezza di questo mentre lasciate la sala. Considerate i potenziali, non le notizie del giorno. E se le cose non succederanno domani, caro essere umano, non arrabbiarti nella tua coscienza mutevole. Dio ha pazienza, tu hai pazienza. Non vale la pena ora, avendo vissuto tutte quelle vite, di venire e dare a tutto questo una possibilità. In questa sala alcuni si domandano quanto a lungo vivranno per via di quello che sta succedendo adesso. Sapete a chi sto parlando, quindi vi dirò che il potenziale che vedo è una vita lunga. Tuttavia c'è chi potrebbe dirmi sì, però, sì, però, sì, però. Non importa quello che dico. Alcuni troveranno una scusa sul perché non funziona. Quello che vi parla è la vecchia energia. Ricalibratevi, cominciate a vedere che cosa è possibile e fate che sia. E ora Crayon ci parla del fattore quantico. Infine, più la scienza osserverà la struttura atomica nel infinitamente piccolo e osserverà l'universo nell'infinitamente grande, più inizierà a notare una somiglianza. La vostra scienza sta cominciando a notare che non c'è affatto casualità in quello che sembra casuale nella 3D, anzi, sta osservando un disegno intelligente.
E qui ci parla di un progetto intelligente, altrimenti noto come creazionismo scientifico, e la corrente di pensiero secondo la quale alcune caratteristiche dell'universo e delle cose viventi sono spiegabili meglio attraverso una causa intelligente e non attraverso un percorso non pilotato come la selezione naturale. Ciò significa che tra le caratteristiche da voi definite come creazione, il modo in cui le cose si unirono insieme propendeva per la vita, propendeva per la compassione. Quello che vedete è l'opera di Dio. Non si può più negare che ci sia un creatore. Quando vi volgete interiormente e cominciate ad affrontare voi stessi, voglio che vediate la stessa cosa dentro di voi. E ora che capite che non esiste per caso. La vostra vita non è per caso, le cose non vi succedono per caso, vi succedono nel modo che create voi. C'è un sistema qui e può essere diretto, programmato e riprogrammato. Questa è manifestazione. Infine, questa è la lezione di tutta l'umanità: creare una terra guarita, creare una terra in pace. Andare dove non avete mai sognato di arrivare riguardo alle invenzioni e alla salute. Questo è l'inizio. Io non ho l'orologio, ma vedo i potenziali più forti ed è questo che vi porto oggi, mentre il mio partner è qui seduto davanti a voi. I potenziali che vediamo sono più grandiosi di quanto lo fossero l'anno scorso. Se gli operatori di luce si ricalibreranno facilmente, potranno accelerare il processo. Non combattetelo. Quindi, mentre lasciate questo luogo e la vita ritorna alla normalità e la routine, potreste ripensare a questi pochi minuti trascorsi insieme a dire: mi piacerebbe poter fare quelle cose. Voi tendete a ricadere molto facilmente nella vecchia energia senza rendervi conto di chi siete. Ecco perché c'è bisogno della ricalibrazione, così non penserete in quel modo. Ciò che avviene in uno stato multidimensionale riguarda la coscienza fuori dallo spazio e dal tempo. Il solo camminare su questo pianeta, mantenendo la luce, crea un'energia che voi non sapevate di avere. Ecco perché vogliamo che rimaniate in salute senza drammi o paura. Quelli che pensavano di non far nulla per il pianeta vivono in un mondo in bianco e nero, mentre invece spandono colore tutto intorno. Quindi, se vi va, fissate un obiettivo, perché agli umani piace farlo, ma lasciate che vi dica questo: molti di voi stanno già ottenendo il cambiamento per il solo fatto di essere vivi e avere compassione verso chi hanno intorno. Alcuni di voi in questa sala sono insegnanti, alcuni sono canalizzatori e altri sono guaritori. Alcuni non sono interessati, io conosco anche loro perché questo messaggio non è per tutti. Siete sull'orlo del potenziale per cui sono venuto qui. Ecco perché Crayon è qui, per aiutarvi ad attraversare questo ponte. Congratulazioni per essere arrivati così lontano. La vecchia energia reagirà, miei cari, aspettatevelo, ma questa volta aspettatevi di vincere e vincerete. Per ora, nel 2012, gli operatori di luce cominciano ad avere la meglio, vale a dire che la luce viene vista e si sta iniziando a raccogliere i frutti dei semi che furono piantati tanto tempo fa. E così è, Crayon. E qui finisce il primo capitolo. Andiamo a vedere il secondo capitolo, che si intitola La ricalibrazione della coscienza. Canalizzazione pubblica, Boulder, Colorado, USA, gennaio 2012. State pronti per una canalizzazione scientifica. Parlare di fisica è una delle cose che Crayon preferisce fare, e in questo incontro è presente il dottor Todd Uwokeezy. Crayon ama intervistare il dottor Todd,
dato che lo hai identificato come un importante sacerdote lemuriano. Quindi, se non vi dà fastidio un po' di scienza, questa canalizzazione vi piacerà. Se la scienza non vi piace, sopportatela ugualmente, perché nel prossimo capitolo ho un regalo per voi. La cronaca in diretta mentre sto canalizzando. La sua intensità potrebbe sorprendervi. Salve miei cari, io sono Crayon del servizio magnetico. Le cose che abbiamo da dirvi sono poche, ma è necessario farlo in modo lento e accurato perché trattiamo questioni che il mio partner non conosce. Io gli do delle visioni intuitive e lui poi le traduce in tempo reale man mano che le riceve. Anche la voce che udite, la coscienza che percepite e l'energia che lo circonda sono la sua capacità di fondersi con lo spirito in uno stato quantico. Questo gli consente di riportare in quello che voi chiamate tempo reale un messaggio di cui lui non è consapevole. Egli si fa da parte e con curiosità ascolta quel che poi succede. Non è un sopravvento. Io e l'uomo che occupa quella sedia abbiamo un accordo in cui lui non ha mai detto molto. Anni fa, quando gli disse canalizzeremo in questa maniera, egli rispose mi rifiuto di subire una sostituzione. Allora io gli proposi una fusione e gli dissi se ti fonderai con me durante questi momenti, verrà il giorno in cui la fusione sarà permanente ed egli acconsentì. Poi mi chiese, la fusione è qualcosa di insolito? Gli risposi di no, è quello che ogni singolo essere umano è in grado di fare, non seduto davanti ad altri umani e canalizzare, come vedete ora, ma avere piuttosto un portale diretto con il Creatore. Non è insolito, in effetti è ciò che ogni umano sulla Terra sente intuitivamente di volere, una connessione con casa. Queste cose sono state fatte dagli umani molte volte prima d'ora. Venivano fatte ancora prima e ancora prima. Per questo ci sarà una spiegazione in una canalizzazione successiva. Una fusione ben fatta vi connette con la fonte creatrice e voi smettete di essere un umano, per come voi lo definite. Coloro che inseminarono questo pianeta oggi sono qui e non muoiono. Si trovano qui in uno stato quantico e possono viaggiare dove vogliono. Risiedono in certi punti della Terra, compreso il monte Shasta e Leeway, e in altri portali sul pianeta. Molti di voi che state leggendo sanno di che cosa parlo, della promessa che succede ovunque per le terre che attraverseranno il superamento dei punti di decisione, dando il via a un nuovo processo dove modificano la loro realtà uscendo dalla 3D per entrare in un nuovo paradigma. Io qui farei un piccolo appunto perché ho letto diversi libri che ci sono delle entità che viaggiano attraverso i portali aperti che ci sono sulla Terra, dove ci sono i punti più forti dell'energia, dove l'energia cosmica entra in quello che si chiama la quarantena, praticamente questa barriera che è intorno, questa barriera elettromagnetica che è intorno alla Terra. Ci sono dei portali aperti da dove le entità che vivono ora sul pianeta, che hanno sempre vissuto su questo pianeta, viaggiano attraverso questi portali in tutti gli universi e in tutte le galassie. E questo non è fantascienza. Anche noi viaggiamo ogni notte attraverso le dimensioni. Quando il corpo di luce lascia il corpo biologico, come dire, dormiente nel letto, c'è quello stacco. Praticamente noi andiamo in un'altra dimensione, sempre viaggiamo attraverso le dimensioni. E
E tante volte ci carichiamo di nuove notizie, di altre cose e di altre informazioni. Allora, Crayon ci parla della cripticità della mia comunicazione. Sto cercando di non essere criptico e allo stesso tempo di non rivelarvi i dettagli di cose che non vi sono ancora note. Lo spirito ha una premessa per l'umanità. Dato che al momento siete il pianeta della libera scelta, noi non possiamo darvi dei suggerimenti. Ecco perché qui Crayon ci parla di questa cosa. Noi siamo un pianeta della libera scelta e abbiamo il nostro libero arbitrio. Se ci dovesse dare alcuni suggerimenti, interferirebbe con il nostro libero arbitrio e allora non sarebbe più un'entità orientata positivamente, ma perderebbe la sua polarità positiva. Tutte le cose che vengono rivelate devono essere già presenti nel pensiero potenziale umano. Tutte le invenzioni di quello che potrebbe succedere devono essere già in germinazione da qualche parte nella mente umana. Se così non fosse, noi non ne parleremmo. Questo rispetta il processo del test che avete davanti a voi. È l'esperienza che siete venute a vivere, è il vostro patto con noi. Qui farei un altro piccolo appunto perché è molto interessante ciò che dice qui Crayon. Sono le stesse cose che dicerà nella legge dell'uno, quando appunto lui aveva fatto un accordo con il gruppo dei tre che canalizzavano attraverso Carla, che era in trance totale, quindi lei non sapeva assolutamente nulla. Lei era in trance e lui usava la sua voce. Ma aveva un patto, come dicevo, che loro avrebbero dovuto chiedere e lui, o questo complesso di memoria sociale, o se volete parlare in termini, come dire, religiosi, questo arcangelo. Perché loro sono degli arcangeli quando si tratta di una memoria collettiva, un gruppo di anime che usano la stessa mente. Praticamente si fondono le loro menti e diventano un gruppo. E quindi stavo dicendo che questa entità di nome Ra, della legge dell'uno, ci parlava di queste cose e aveva stretto questo accordo con i tre del gruppo che dovevano fare delle domande loro se erano appropriate, se non infrangeva il loro libero arbitrio, il nostro libero arbitrio, avrebbero risposto altrimenti. Aveva un segnale in cui diceva che l'allineamento fosse sbagliato, che non era giusto, perché in quel caso, quando tu fai una domanda orientata negativamente, avrebbe di seguito dato la possibilità a un'entità orientata negativamente a rispondere, perché è un loro diritto. Quando viene chiesto a un'entità orientata negativamente, loro possono venire e rispondere. Perché quando c'è la domanda ci deve essere la risposta. E appunto è molto interessante perché più o meno tutti dicono le stesse cose. Se non ci sono i potenziali, se non ci fossero già presenti i potenziali, loro non potrebbero rispondere. Infatti, sentite cosa dice Crayon. Forse non è la prima volta che lo sentite dire da un canalizzatore che noi non riveliamo cose che non siano già presenti in qualche forma. È la verità. Tuttavia, di solito il pensiero creativo umano, che sia di un'invenzione, di un potenziale o filosofico, può impiegare anche oltre un decennio prima che le masse ne sentano parlare. Quindi oggi vi parlerò di cose di cui vediamo i potenziali. Non è predire il futuro, sono già sulla Terra, perciò ripasserò brevemente alcune cose con voi.
Allora, di quello che sta dicendo Crayon, praticamente quando dice che i potenziali sono già pronti, sono già qui, che comunque lui non sa dire quando succederà, sa fra 10 anni o 5 anni o fra 2 mesi, perché per loro il tempo non esiste. Loro li vedono adesso ed è sempre nel loro adesso. In un'altra canalizzazione, Crayon ci disse anche che man mano che la coscienza collettiva inizia ad aprirsi, man mano che noi diventiamo consapevoli, ci arrivano altre informazioni, ci vengono dati altri pacchetti di informazioni da elaborare. Allora io mi fermerei qui e partiamo domani da qui, grazie mille.